È legata ad una famiglia di Legnago in provincia di Verona il miracolo attribuito all'intercessione di Papa Paolo VI che ha portato alla canonizzazione del Beato. Vanna ed Alberto Tagliaferro aspettano il secondo figlio. Alla 13ª settimana Vanna decide di eseguire la villocentesi, esame prenatale per accertare che il feto non abbia anomalie. La scelta è emotiva. Pochi giorni prima Vanna ha acquistato tramite internet una culla usata dalla mamma della piccola Giorgia, bimba scomparsa a soli 3 mesi per una grave malformazione. Questa storia turba la gestante tanto da sottoporsi all'esame invasivo. A 13 settimane e 3 giorni ho avuto una rottura delle membrane dovuta a un'indagine prenatale che avevo fatto e dove ho perso tutto il liquido amniotico e quindi con lui, con il liquido, la possibilità di sopravvivenza di mia figlia. La scienza non lascia scampo, la bambina ha possibilità praticamente nulle di sopravvivere o nella migliore delle ipotesi di nascere gravemente malformata. A dare la forza alla giovane famiglia veronese di portare avanti la gravidanza è proprio la piccola che lotta nel grembo della madre. Il suo cuoricino continuava a battere contro tutto e contro tutti, per cui noi l'abbiamo semplicemente ascoltata. Tutti i pareri medici sembrano condannare la bambina, tranne quello di un ginecologo che dà un consiglio alla coppia. Il dottor Martinelli, e lui ci ha appunto detto di andare a pregare questo Papa, perché proprio in quei giorni veniva beatificato, proprio per l'intercessione di questo miracolo, di questo feto. E sono andata in chiesa, perché visto che dai medici non riuscivo ad avere buone notizie, ho sperato di trovarle in chiesa. La notte di Natale del 2014 inizia il travaglio. Il papà non assiste al parto ma in corridoio prega dinanzi al presepe. Intanto alla mamma viene negata anche un'ultima richiesta, quella di parto cesareo. Tu hai già fatto tanto, sei arrivata fin qui, ormai non c'è più niente da fare. Il cesareo è comunque un intervento chirurgico e non vale la pena farlo perché per la bambina non c'è niente da fare. Alle 6.58 nasce Amanda, che al momento del parto pesa 865 grammi. Per i genitori non ci sono dubbi, l'intercessione di Papa Paolo VI ha determinato il miracolo. Ha scritto in Amanda l'umane vite, l'ha raffigurata in modo terreno.